con noi a premiare. Se, guarda, te lo cedo? Me lo regalate? Te lo regalo. Aspetta, vai. Però, perché a premiare. Prima ci vuole il premio. Marco, dai. Cattaneo, viene Gianni Di Marzio, che invitiamo sul palco del Golden Goal. Gianni Di Marzio per Marco Cattaneo, eccolo qui. Una mise è straordinaria, guarda che eleganza Di Marzio. Non li dobbiamo nemmeno presentare. Buonasera, credo. Mister. Ben arrivato. Marco è un grande, volevo contribuire anch'io, però se mi dici. Non è che ti dispiace. No, almeno 20 euro per il ritorno a Milano. Un attimo qua. Ma pensate, quindi davvero al Golden Goal succede di tutto? Sì, comunque per la disponibilità economica 50, di Marzio 20 euro sono pochini, eh. 20, di più? Di più? Ti devo più. Filmare un po' con la mano destra e con la sinistra, come ti pare? Come vuoi, se sono soldi anche col tanto piede. Tanto come va bene, grazie. Grazie a Gianni Di Marzio, premia la migliore idea televisiva, zero titoli. Marco Cattaneo, complimenti, grazie Gianni. Grazie Gianni. Guarda, Marco, mi rimetto di qua perché voglio stare lontana da Marco, lo vedo tutti i giorni, non posso stare vicino anche a stasera. Noi abbiamo già Rai, Mediaset e Sky, che bello vederli tutti insieme, no? Bello, non è un ring perché sennò assolutamente è un divano dove stanno comodamente, secondo me si pizzicano adesso, però adesso Marco è uno dispettoso, anche di mondiali, però è il momento di premiare la miglior TV regionale. Chi ha vinto questa volta? Ha vinto Canale 9, ci sono Barbara Petrillo ed Enzo Coppola, direttore di Canale 9. Miglior TV regionale, allora Canale 9 tra tutte le televisioni regionali italiane per due produzioni, tutti in campo, avete visto scatenato il collega Carlo Alvino. Chissà quale gol era, io sono curiosa. Credo si trattasse forse del gol del 3-2 del Napoli a Torino con la Juventus. Vabbè. E per Sport Show condotto da Barbara Petrillo con una parata incredibile di ospiti. Barbara, allora un riconoscimento importante, tu lo meriti, quest'anno poi è stata una stagione per te fortunata. No, lo merito, ma lo merita Sport Show, la trasmissione che conduco e tutta la squadra con la quale ovviamente la condivido, perché la vittoria è la vittoria di una squadra, lo dico ad alta voce, quindi lo condivido con tutti gli amici che sono qui, che fanno parte di questa squadra, e con il conduttore che purtroppo non è qui con noi perché doveva presentare un premio a Sorrento, non è potuto venire, un premio molto importante. Sa dove sarà. E quindi lo condivido con lui, con Carlo, con il nostro direttore Enzo e con tutti gli amici che già sanno. Direttore, ma queste gioie del Napoli, quanto incidono nel buon funzionamento di una televisione regionale? Dai, ti faccio da Valletta. No. Beh, sicuramente il Napoli quando funziona fa ascolti. È fra parentesi una delle nicchie che le emittenti locali ancora possono, come dire, sfruttare per l'ascolto, e chiaramente il calcio. Io sono qui a ritirare un premio che chiaramente ritiro a nome di tutta la squadra di Canale 9, quindi dell'editore Carla Risone, di Carlo Alvino che è stato qui con noi questi tre giorni e poi per problemi personali chiaramente non è potuto essere con noi, che però è l'anima, la voce di tutti in campo. Chiaramente tutti i tecnici, insomma, per un emittente regionale avere un premio, una trasmissione, una manifestazione prestigiosa come questa è una soddisfazione. A premiare Canale 9 per tutti in campo e per Sport Show, Andrea Agostinelli, che invitiamo sul palco. Andrea, veramente tanti amici, il mondo del calcio riunito a Sorrento in 4 giorni, eccolo qui Andrea Agostinelli, premio allora per Canale 9, per Barbara Petrillo e per il direttore Enzo Coppola. Ciao. Complimenti. Ciao Andrea, ben arrivato anche a te. Grazie. Grazie per essere con noi a Canale 9, allora Barbara Petrillo e Vincenzo Coppola. Grazie a tutti. E complimenti a Canale 9, grazie Andrea, grazie per essere venuto. Però grazie. Barbara e il direttore si fermano con noi, eh? Sì. No, va bene, allora tu no. vai a lavorare. Vabbè, tutte direttore. Scuse, No, queste. È perché direttore scatenato. Allora, Barbara Petrillo, là? Sì. Bene. È stata richiesta. L'ultima categoria
ancora una collega, questa volta premiamo il Golden Goal alla migliore giornalista donna. Chi l'ha vinto? Micaela Calcagno. Che ci raggiunge sul palco del Golden Goal, elegantissima Micaela, come del resto Barbara. Buonasera Micaela. Ciao, buonasera. Ciao, complimenti. Ciao. Complimenti. Grazie. Anche per grazie. Te grande soddisfazione. Tu sul digitale terrestre ti sei occupata invece di Europa League. Di Europa League, sto aspettando il Napoli perché è ufficialmente in Europa League, come la Juventus, come il Palermo. Voglio condividere il premio con tutta la redazione, Alberto mi ha anticipato, e dedicarlo a Maurizio Mosca, perché insomma ho avuto il piacere di lavorare con lui e ci manca davvero tanto ogni giorno di più. So quanto tenevate a Maurizio Mosca e quindi un ricordo molto bello fatto da Alberto Brandi e da Micaela. Giustamente. A premiare invece Micaela Calcagno, il capo allo sport dell'ANSA, Carlo Presutti, che invitiamo a raggiungerci sul palco dei Golden Goal. Golden Goal alla miglior giornalista donna della stagione televisiva italiana, eccolo qui, ciao, ciao, ciao. Grazie per essere con noi. Anche meglio di persona. Ah sì? Sì, sì. Quindi sei contento? Sono molto contento, bellissima, ma bravissima, sì, baciamoci. Abbiamo allestito dei divani che sono apprezzati, ora da questo allora, farei così, premio per Micaela Calcagno. Grazie, lo sei meritato, bravo. E a sto punto però scusami, la Calcagno, siccome sul tuo divano c'è già Barbara Presutti.